Benvenuti ragazzi con un nuovissimo video. Oggi vi mostrerò un'applicazione a dir poco folle. Come sempre, prima di cominciare vi invito a lasciare tanti bei pollicioni in su. E detto questo, partiamo con il video di oggi. Allora ragazzi, oggi siamo su Lookout, un gioco che, come vi ho detto, è davvero folle, perché praticamente dovremo sopravvivere a dei giganti che ci schiacceranno e ci ridurranno in polpette. Wow, voglio sapere di chi è la mente geniale del creatore di questo gioco. No, voglio saperlo davvero, perché dovrebbe fare una visita dal medico. Comunque sia ragazzi, lo scopo di questo gioco appunto è sopravvivere il più possibile, fare il nostro record venendo schiacciati il più tardi possibile da un piedone gigante, va bene, che ci frantumerà il cranio. Ok, partiamo. Allora, eccoci qui, noi siamo questo fantastico omino e bene, già partiamo bene, sì, siamo già morti, manco ho cominciato. Comunque, ci dovremo spostare qui e evitare appunto questi pugni, questi piedi. Oddio, quello pensavo di averlo preso. Cos'è, una moneta? Questa non la sapevo, cazzo. Bene, bene, ho giocato un'ottima partita. Peccato che ci sia il sangue su tutto lo schermo. Ok, abbiamo guadagnato una moneta però, non so... bravo Jumpy, nuovo record. Sì, record di sto cazzo. Via, ripartiamo subito e vediamo di fare un buon punteggio. Almeno questa... no, vabbè, io non ci credo. Col cazzo che spendo 4 euro per essere schiacciato da un gigante di merda. Ok, eccoci di nuovo, partiamo subito. No, non partiamo, rimaniamo qua schiacciati morti. Mi sa che non sono molto bravo... a questo gioco. Ah, ci stanno anche altri personaggi. So, ok, abbiamo... no, abbiamo cambiato proprio livello, tipo... no, vi giuro ragazzi che sto cosetto, sto gioco è difficile se uno non ci prende la mano. Cioè, tu ci devi giocare, devi imparare bene, perché sennò è impossibile giocare a questo coso, perché questi pugni arrivano subito. Cioè, tu non fai proprio un tempo a evitarli. Vi giuro ragazzi, provatelo e ditemi qual è il vostro record. Cazzo, a un certo punto tu ti inizi a impanicare. Mi stanno tipo sudando le mani. Ok, sto facendo il record, mi sa. Ok, ho fatto 9 punti e il mio record precedente mi sa tanto che era già di 9. Wow, non potevo fare 10, dico io. Non potevo fare 10. Vi giuro che sta botta mi ci concentro parecchio. Dovesse cascare il mondo, ora cadrà il mondo davvero. Bene, bene. Più che altro, cioè, ok, mi ha lasciato la moneta questo. Mi ha fregato la moneta, perché io volevo andare dalla moneta, ma sono morto. Nuovo regalo, ok, nuovo regalo, wow, andiamo ad aprirlo. Cos'è, un gigante di merda? Bene, apriamo questo coso. 20 monete, che bello. Il problema è che io non so che diamine farci con queste monete. Ah, abbiamo vari eroi, cioè, beh, più che scegli il tuo eroe, io avrei scritto scegli il tuo morto, perché morirà di continuo. Quindi questo è Teo, questo è Apollo, vabbè, sono tutti questi, Bill, Stelios, Jack. Ah, c'è anche uno zombie che si chiama Dave. Bel nome per uno zombie. Ok ragazzi, vi ci sto concentrando. Come non detto, cioè stavo a fare una bella partita. Come ho detto A, come ho parlato, sono morto. Meglio che mi tappo la bocca. Bene, sto provando con la capra. Dai capra, tu ce la puoi fare, capra. Ok, moneta, prendi la moneta, piglia la moneta, attento ai piedi. Beh, spero che almeno quei piedi siano profumati, perché c'è... fottuta moneta di merda. Ok, sto facendo un nuovo record, siamo a quota 11. Io ste monete non le devo pia più, perché poi questa è la fine che faccio. Morto, schiacciato e sepolto. Ok ragazzi, io direi che per questo video può essere tutto, spero che vi sia piaciuto. Provate questo gioco e scrivetemi qui sotto nei commenti il vostro record, vediamo se supererete il mio e se riuscirete ad essere schiacciati il più tardi possibile da quei odiosi giganti. Quindi ragazzi, tutto a spolliciare per questo video, lasciate tanti commenti qui sotto, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti per non perdere i prossimi video, seguitemi sulla mia pagina Facebook, link in cima alla descrizione, e noi ci vediamo alla prossima, ciao a tutti.